cadenti. Sì, ho letto che la maggior parte delle stelle cadenti pare, l'ho letto su Libero, che sia in verità cacca. Nello specifico degli astronauti. Ma piantala! Che sono secoli che chiediamo alle stelle di esaudire i nostri desideri. Ecco perché non si avverano mai! Perché chiediamo a delle cagate! Quindi, da ultimo, quando c'è un movimento di pancia, come vogliamo chiamarlo? Come vogliamo chiamarlo? Movimento 5 Stelle. Scusate, è uno sporco lavoro, ma qualcuno lo deve pur fare. L'attacco al presidente del Senato Renato Schifani ieri sera durante la trasmissione Che tempo che fa a Rai 3. Marco Travaglio sostiene Schifani ha avuto rapporti con persone condannate per mafia ed è polemica. Il direttore generale della Rai, Claudio Cappon, parla di episodio deprecabile e annuncia provvedimenti. Per i consiglieri Urbani e Petroni si tratta di uno dei momenti più bassi della vita dell'azienda, dunque serve una svolta radicale. Mentre il conduttore Fabio Fazio, che stasera leggerà una nota ufficiale della Rai, si scusa personalmente con il presidente Schifani. Dal Partito Democratico critica la Finocchiaro, non si possono lanciare accuse così gravi. Il nostro editore, cioè la Rai, nella persona del direttore generale Claudio Cappon, in relazione alle dichiarazioni rilasciate ieri da Marco Travaglio, mi chiede di leggere questo comunicato. Infatti dice che in relazione alle dichiarazioni rilasciate ieri da Marco Travaglio nel corso di questa trasmissione, non solo si dissocia a nome della RAI e manifesta nei confronti del Presidente del Senato Renato Schifani la più alta considerazione e rispetto, ma non può che stigmatizzare un comportamento inaccettabile in qualsiasi programma del servizio pubblico che mette in campo critiche, insulti e affermazioni diffamanti senza alcuna possibilità di contraddittorio. Io di mio terrei ad aggiungere una cosa, insomma, che mi sembra doverosa, quello di non offendere nessuno, tanto più se è assente e dunque impossibilitato a replicare o a difendersi. L'offesa non appartiene allo stile di questa trasmissione e non mi appartiene. Allora abbiamo pensato di partire con una raccolta firme per chiedere alle autorità competenti di fare una qualche azione nei confronti di questa persona che si permette di insultare il movimento a spese nostre in prima serata sulla televisione pubblica. Allora, se anche tu non sei contento di pagare il canone per sentirti dire che sei una merda, clicca sul link che vedi in sovraimpressione e lascia la tua firma. Grazie. L'offesa non appartiene allo stile di questa trasmissione e non mi appartiene. Scusate, è uno sporco lavoro, ma qualcuno lo deve pur fare. L'offesa non appartiene allo stile di questa trasmissione e non mi appartiene. Scusate, è uno sporco lavoro, ma qualcuno lo deve pur fare. Vaffanculo! Vaffanculo! And I don't know where